Ciao a tutti e bentornati sul canale. Finalmente oggi video dei prodotti finiti del mese di agosto. Avrei voluto registrarlo prima, ma sono stata presa fin sopra ai capelli. Quindi iniziamo subito. Iniziamo da due prodotti per la casa. In realtà è solo uno perché si tratta dello stesso prodotto in due confezioni diverse. Allora, è il solito che vi faccio vedere, ammorbidente di Winnis. Questa è la confezione classica. I fiori bianchi e questa è la confezione, è il formato, è l'ecoformato. Finiti tutti e due, questo ammorbidente lo uso per i panni di mia figlia, ve l'ho già detto, è ipoallergenico, è testato a nickel, cobalto e cromo. Profumo questo ai fiori bianchi, è quello che preferisco e lo ricompro in continuazione, ho anche già ricomprato, ho fatto scorta. Poi, per quanto riguarda i prodotti per il corpo, vi faccio vedere questo bagno doccia di ultra dolce alla crema d'avena e mandorla dolce. Sono 500 ml di prodotto, è buonissimo, una profumazione molto delicata, bello cremoso e vi idrata e lenisce la pelle, ed è vero, è senza parabeni, è adatto per adulti e bambini. Ho già ricomprato due confezioni. Poi questo l'ho usato in vacanza, più che altro l'ho usato mio marito, di Bilboa, doccia bronze alla menta glaciale, il profumo è buono, e ovviamente rinfresca molto la pelle, è una formula in gel, lo ricompro tutti gli anni, sono 250 ml. Poi sapone liquido, questo qua di Fresh and Clean, della linea gel di frutta, questo è la mela e kiwi, sono 300 ml. Il profumo è molto buono, si sente tanto la mela verde, però mi dà sempre la sensazione che questo tipo di sapone non pulisca in profondità come fanno altri. Infatti quando sono andata l'altro giorno da quel sapone erano in offerta ma non li ho ricomprati. Poi capelli. Ho finito questo shampoo della Vital Care della linea Bio, è uno shampoo fortificante, sono 250 ml, da quel sapone lo pagate su 3,80 euro, mi sembra una cosa del genere, e mi sono trovata benissimo. Sto usando anche il balsamo e, se non sbaglio, ho visto che ci sono anche delle maschere per capelli. Questo è con estratti di avena e camomilla bio, ha un buon profumo delicato, mi piace perché pulisce bene il capello, anche con poco prodotto, fa una buona schiuma, non me lo appesantisce, me lo lascia bello lucido e mi lascia il capello pulito di più a lungo rispetto agli altri. Posso aspettare anche un giorno in più a lavarli. Quando utilizzo questo shampoo, l'ho già ricomprato. Poi capelli, finito? Ah no, c'è questa tinta che sto utilizzando negli ultimi 2 o 3 mesi e l'ho anche già ricomprata, mi piace tantissimo perché rispetto a quella che usavo di solito, che era quella di Oyster, è più liquidina, una formulazione più liquida. Ma proprio per questo riesco a stenderla molto meglio. E oltretutto, come si chiama? Il balsamo che mettono dentro loro, che è questo qua lungo, riuscite a farci anche 4 lavaggi, ammorbidisce un casino il capello e senza appesantirlo, mi piace tantissimo. E infatti quando faccio la tinta, ultimamente sto risparmiando sul balsamo perché per 3 o 4 lavaggi utilizzo questo. Buonissimo e l'ho già ricomprato. La mia è nella colorazione 4, castano scuro, e da quel sapone la pagate sui 6-7 euro. Poi, per il corpo ho finito queste capsule anticellulite di Collistar che vi avevo già fatto vedere nei prodotti preferiti. E mi trovo benissimo, li avevo acquistati anche l'anno scorso e di tutti i prodotti che ho provato per la cellulite, secondo me questo è quello che funziona meglio.
con le capsule, con una capsula fate tranquillamente le due mezze gambe, dai glutei al ginocchio, tutte e due tranquillamente. Il profumo sa di caffè, infatti contiene caffeina e scina. Ovviamente va massaggiato bene, non è una formula che si assorbe in fretta, ma secondo me proprio questo è il suo punto di forza. Non costano poco, però io le ricompro tutti gli anni perché secondo me sono realmente efficaci. Poi, sempre per il corpo, questo olio di mandorle dolci, io dai provenzali, io mi trovo benissimo a utilizzarlo dopo la doccia, prima di uscire e mettermi l'accappatoio, perché noto che mi idrata tantissimo. Da quando sono tornata dal mare, utilizzavo sia questo, e poi, una volta asciutto, mettevo anche il doposole o la crema idratante. Ho notato che la mia pelle ha trovato molto giovamento da questo doppio trattamento. Questo qua è quello al profumo di magnolia. Ero un po' titubante quando l'ho preso perché essendo in offerta era l'ultima profumazione rimasta. Io non amando molto i profumi floreali ero un po' indecisa. Però devo dire che è molto gradevole perché non è forte, è abbastanza delicato e sicuramente quando lo rimetteranno in offerta lo riprenderò. Per il momento ho preso quello di Omia Botanica che era in offerta da Acqua e Saponi. Poi, viso, maschere. Allora, ho finito la Mint Julep Mask della Queen Helene. La conoscete tutti benissimo. Questo era il formato grande da 226 grammi. E una maschera molto fresca, profumo molto piacevole. È una delle mie maschere preferite. Ne ho già un'altra e l'applico sempre molto volentieri. Poi ho fatto, quando ero in vacanza, queste due maschere, una di Skin 79 e una di Misha. Questa è quella alla perla e questa è la Glacial Water. Allora, se devo sceglierne una tra tutte e due, scelgo questa perché questa aveva diciamo il liquido che c'era attaccato alla maschera era molto più cremosino e non vi andava, non vi colava sul collo, invece questo sì. Non so, allora c'è scritto Glacial Water, io mi aspettavo qualcosa di molto fresco, in realtà l'ho trovato uguale a tutte le altre come freschezza, però ho trovato che con questo la mia pelle era molto più rilassata. E ho notato anche una riduzione dei pori dilatati. Comunque buone tutte e due, ottime. E le ricomprerò sicuramente. Poi, per quanto riguarda i solari, ho finito per ora questo di Lancaster, linea Sun for Kids, protezione 50, che è quello che ho utilizzato per mia figlia. Ha una profumazione molto buona e delicata e fresca, e anche a mia figlia è piaciuto e se lo faceva applicare molto volentieri e secondo me lasciava sulla pelle proprio una sensazione di fresco, si asciugava, cioè si stendeva molto rapidamente perché ovviamente essendo uno spray non era lattiginoso, si spalmava in un attimo e potrei ricomprarlo anche l'anno prossimo. E poi ho finito questo doposole della Hawaiian Tropic. Che questo qua è quello che vedete tra strisce bianche e verdi, è buonissimo, ha il profumo di cocco e papaya e praticamente contiene la crema idratante e il gel di aloe, ha una profumazione paradisiaca, si stende benissimo, non lascia scia ovviamente e si assorbe molto velocemente. E contiene anche burro di karité e mango, sono 180 ml. Io da Acqua e Sapone dovrei averlo pagato sulle 7-8 euro e l'anno prossimo lo ricomprerò sicuramente. È stato apprezzato anche da mio marito, che sapete che gli uomini con le creme sono un po' difficili. Questo si assorbiva in un nanosecondo, per cui l'ha apprezzato tantissimo. Poi per finire ho le Yankee. Ho finito questa che è la Cassis. Allora, buonina, ma non mi ha fatto impazzire.
E a meno che non vada in offerta, non credo che la ricomprerò. Più che altro perché io non amo molto le profumazioni fruttate, fiorite. Poi questa qua che è Lemongrass e Ginger. Allora, è buona, ma secondo me è troppo intensa. Si sente tantissimo il profumo di citronella. Avrei preferito se avesse prevalso il profumo di Ginger. E sinceramente non credo che la ricomprerò. Cioè, mi sembra proprio di aver acceso una candela per le zanzare, tanto per intenderci. Poi ho finito questa Vanilla Lime, che è una meraviglia. Sentite proprio le due profumazioni distinte, vaniglia e lime. Non ho ancora comprato la giara media o grande, perché è una profumazione abbastanza delicata, ho paura che in giara si senta poco. Poi la mia amata Dreamy Summer Nights, che è una delle nuove collezioni, fa parte di una delle nuove collezioni, ed è buonissima. Una profumazione secondo me talcata, un po' maschile ma non troppo, e nelle sere d'estate secondo me questa è il top. Infatti ho comprato anche la giara grande. E poi due profumazioni che secondo me si assomigliano un po'. Tutte e due fanno parte delle ultime due collezioni, delle ultime due, sì, collezioni. Allora, questa è la Sunset Breeze e questa la Passion Fruit Martini. Sono tutte e due abbastanza fruttate, un fruttato piuttosto esotico. E per questo mi piacciono di più che le fruttate normali. Sono molto intense. Questo sì, effettivamente si sente distintamente il frutto della passione. E questa non mi ricordo cosa contiene. Comunque anche questa mi ricorda qualcosa di tropicale. Buonissime. Allora, con questi prodotti ho finito. Spero di riuscire a registrare un altro video in questi giorni. E noi ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao!